Inizia Spoleto Festival Corner, anche oggi la nostra striscia quotidiana vi tiene compagnia e vi racconta il Festival dei Due Mondi per essere voi i protagonisti della 52esima edizione. Sigla a tra poco. Meeting Point in fermento questa mattina per la conferenza stampa introdotta dal direttore artistico Giorgio Ferrara per lo spettacolo che si terrà domani al Caio Melisso, appuntamento a Londra, alla presenza anche dell'attrice Pamela Villoresi. Nel prossimo servizio invece parliamo di un altro spettacolo, si tratta di I Prodotti, questo spettacolo di teatro fisico, così viene chiamato, nato dalla collaborazione tra Leonardo Pischeda e Michela Lucenti, un gruppo di giovani artisti, acrobati, kenioti in una prima italiana che ci sarà proprio questa sera al San Nicolò con replica domani pomeriggio. Noi siamo andati per voi. Due piccoli fratelli per mare di notte. Una tempesta li getta nel mare, poi si addormentano. Lei sogna di scivolare sotto l'acqua del mare bianco, fino al centro del mondo, che è fatto di ghiaccio. Poi si sveglia su una spiaggia sconosciuta e suo fratello è scomparso. Nando Mismetti è il nuovo sindaco di Foligno, a sostituzione quindi di Manlio Marini, che ha da poco concluso il suo mandato. Noi l'abbiamo ospitato nel nostro salotto e Carlo Ceraso ha registrato l'intervista che state per vedere. Spoleto Festival Corner continua il suo viaggio ideale nell'area vasta per la promozione delle eccellenze dei 22 comuni che la compongono. Oggi con noi il sindaco Nando Mismetti, neo sindaco di Foligno, la città della Quintana, al quale chiedo di illustrarci le eccellenze della città, la giostra della Quintana, Humor Fest, segni barocchi e primi d'Italia. Intanto vi ringrazio per questa opportunità perché mi permette in questa occasione importante, non solo per Spoleto ma per l'intero territorio, per l'Umbria, io direi anche per l'Italia, di questo Festival dei Due Mondi che in questi ultimi anni ha ritrovato un suo ruolo e sicuramente riporterà questo festival a livelli così come li conoscevamo negli anni passati, che è un interesse di tutti, non solo della città di Spoleto. Io credo che si apre una stagione nuova anche sulla promozione dell'eccellenza del territorio, quindi non solo di ognuna delle città, ma dei territori. E per quanto riguarda Foligno, le manifestazioni sono in parte quello che tu ricordavi, le nostre eccellenze sono sicuramente prima di tutto la giostra della Quintana, ma poi i primi d'Italia, la danza sportiva, segni barocchi, canti e discanti che inizia proprio in questi giorni, quindi tante altre manifestazioni di livello territoriale, regionale e nazionale anche nella nostra città che si legano bene con la filiera cultura, turismo, enogastronomia, con la valorizzazione dei prodotti di eccellenza, quindi per quanto ci riguarda soprattutto l'olio, la lenticchia, la patata di Colfiorito, che sono parti fondamentali delle nostre radici, della nostra storia. L'area vasta oramai è una realtà, coinvolge diverse istituzioni. Qual è nell'ambito del suo programma il prossimo progetto per un'integrazione sempre più importante?
Sì, io credo che l'area vasta ha fatto già passi importanti in questi anni. Oggi abbiamo di fronte a noi una sfida ancora più significativa, che è quella di uscire dall'ambito territoriali, fare in modo che il coordinamento delle diverse città che fanno e che partecipano a questa esperienza dell'area vasta si aprano al territorio regionale, interregionale e nazionale. Quindi il percorso che abbiamo di fronte è quello di coordinare, valorizzando le eccellenze dei territori e del territorio, e non guardare solo ai propri confini comunali, perché la sfida vera oggi è coordinare, valorizzare, integrare le eccellenze paesaggistiche, enogastronomiche, culturali, storiche, di cui questo nostro territorio ne è talmente ricco e che sicuramente ci porrà all'attenzione nazionale e mondiale. Questa è la sfida che abbiamo di fronte, quindi un'area vasta che non guarda più all'interno, ma un'area vasta che guarda oramai all'esterno. Quello che dovevamo costruire negli anni per integrarci l'abbiamo fatto, adesso bisogna fare in modo che questa integrazione si proietti verso il mondo. Questa è la sfida che abbiamo di fronte. Immagino che i primi impegni della nuova giunta che lei guida l'hanno presa in questi giorni. Sarà presente al concerto finale del festival? Ma proprio ieri ho avuto la possibilità di incontrarmi con il sindaco di Spoleto e in quell'occasione mi ha invitato per domenica. Domenica ci sarò perché credo che sia importante dare anche segnali di presenza, perché l'integrazione si fa anche nei buoni rapporti tra le persone, che questo aiuta anche il rapporto tra le città e tra i territori. Quindi sicuramente sarò qui domenica pomeriggio sera. Spoleto, 52esimo Festival dei Due Mondi, presenta Copy Night, un grande concerto per la tutela dei diritti d'autore. Gino Paoli, Caparezza, Malika Ayan, Paola Turci, Pacifico, Chiara Civello e Lucariello, tutti insieme per salvare l'arte in Abruzzo. 10 luglio ore 22 al Teatro Romano. Biglietti prezzo speciale 8 euro. Per info, festivaldispoleto.com. Energeia. Energeia. Progetti e investimenti per le energie rinnovabili. Si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto per la fattiva collaborazione. Si ringrazia la Spoleto Credito e Servizi per la fattiva collaborazione.